Grillo chiude al Circo Massimo la manifestazione del Movimento 5 Stelle. Martedì annuncia: sarò a Genova con i parlamentari del Movimento. Basta dialogo, dobbiamo governare noi. Allora seguiamo prima Giuseppe Carboni e poi Andrea Bovio. L'ho ripetuto spesso in questi tre giorni, quella di Genova è una vergogna nazionale e oggi dice. Devono andare via immediatamente e siamo sommersi da questa peste rossa da tutte le parti. Noi ci andremo martedì, andremo tutti là a spalare. Tanti parlamentari sono abituati a spalare merda, che sia merda il Parlamento o fango di Genova, è la stessa cosa. Non c'è solo Genova, perché nel suo intervento Grillo fa una sintesi degli obiettivi politici del Movimento. Rilancia il reddito di cittadinanza, boccia la riforma del lavoro di Renzi, torna sul referendum per uscire dall'euro. Vedremo, dice, cosa farà la Lega e quella parte di Forza Italia che si dichiara anti-euro. Comincia adesso! Due parole per dire che, dopo giorni di discussioni, si riparte da qui, parlamentari e attivisti insieme, tenendo conto che la vera anima del Movimento non sta nei palazzi. Noi non possiamo diventare un'istituzione, lo saranno i nostri figli, noi siamo una causa che è deflagrata in tutta Italia. E per ribadire che il Movimento non sarà mai partito, ma è una comunità, canta un classico del rhythm and blues. Movimento di lotta 5 Stelle per difendere i diritti e la cosa pubblica, che punta però al governo del Paese, la prospettiva per Grillo non cambia. E così tra linguaggio politico e il garante dei 5 Stelle lancia i suoi dardi, invita il partito dei massoni ad uscire allo scoperto, Renzi ad affossare definitivamente l'Italia. Visto che siamo tanti, dice, andiamo a fare una marcettina al Quirinale. No, è uno scherzo! Noi siamo gambiani! Se questo è il finale, l'inizio invece riguarda la guida del Movimento, che sottolinea è senza leader. Prima di lui gli interventi di Di Battista e Di Maio. E anche qui usa l'ironia. Io so che fine faremo, io e Casaleggio. Ci metteranno fuori entro un anno, ci metteranno a fare i parlamentari europei e la mia fine sarà vicino con Mastella che mi vedrà lì e dirà anche lei qua, cosa vuol fare alla politica? Si sono inventati questa cosa della leadership, dell'incoronazione. Io lo voglio dire chiaramente, la leadership, le incoronazioni, ci sono le feste dell'unità, lì cambiano le maschere ma il sistema è sempre lo stesso. Noi qui siamo una comunità. Eccola l'Italia 5 Stelle di cui parla Di Maio, ridisegnata in una mappa ideale dentro al Circo Massimo. Moltissimi i militanti arrivati qui da tutto il paese per incontrarsi, discutere, fare rete. Vedi che non sei da solo a pensare a un mondo diverso, che un altro mondo è possibile. Siamo in tanti e questo dà veramente energia a tutti noi attivisti. Com'è andata? Successo eccezionale, sono contentissimo. I parlamentari si danno il cambio sul palco, poi scendono, incontrano i cittadini, ma ci sono anche gli amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali, che fanno il punto sul lavoro svolto e rispondono alle domande degli attivisti. A tutti, se tutti non fanno la loro parte. Nei militanti, lo spirito originario del Movimento, la voglia di cambiare, le raccolte di firme, i meetup di Roma mobilitati contro la discarica, quelli siciliani che si oppongono alle trivellazioni. Ma per i 5 Stelle questa è anche una festa fatta di musica e tanta ironia. Tra gli stand oggi c'è anche Beppe Grillo, che riesce a rompere l'assedio delle telecamere per incontrare il suo popolo. Per tutto il giorno i volontari puliscono la piazza, raccolta differenziata, la promessa è di lasciare il Circo Massimo più pulito di prima. Avete mai visto un Circo Massimo così? Passiamo pure la cera questa sera.